tema della legalità nella spesa legata al PNRR è una grande sfida, un'assoluta priorità e un punto dal quale partire nel progettare questa spesa. Anche perché siamo in Sicilia, anche perché abbiamo l'esperienza di molte stagioni di spesa pubblica che in parte hanno anche alimentato filiere criminali. Credo che il protocollo che la CGIL propone in questo senso sia un percorso sano e saggio. Mi auguro che non ci sia soltanto una firma del governo regionale su questo protocollo, ma anche la disponibilità, che è una delle richieste che è stata avanzata anche all'Assemblea regionale, che tutti i passaggi relativi alla strategia e alla spesa sul PNRR siano il più possibile condivisi. Più condivisione c'è, più trasparenza c'è. Noi temiamo che l'utilizzo di queste risorse non vengano utilizzate le risorse per i fini che sono propri, quindi lo sviluppo e i fabbisogni infrastrutturali, i fabbisogni sociali della nostra regione. Quindi proponiamo che questo protocollo di legalità, quindi la nostra idea di protocollo di legalità, possa essere condiviso dalla politica a tutti i livelli delle istituzioni locali e possa essere condiviso anche dalla cittadinanza. Quindi dobbiamo fare una doppia operazione di condivisione sociale e di condivisione istituzionale per mettere a riparo le risorse e il bene pubblico dalle infiltrazioni criminali e dalle sue diverse articolazioni anche istituzionali. La proposta della CGIL richiama l'esigenza di garantire la legalità nell'utilizzo delle ingenti risorse del PNRR e la legalità si raggiunge attraverso una serie di garanzie per la concorrenza e per le regole del libero mercato, perché è evidente che laddove queste regole non vengono rispettate abbiamo praterie aperte alla speculazione, all'intermediazione mafiosa, all'infiltrazione criminale dentro il sistema degli appalti. Ecco la ragione per la quale questo protocollo di legalità vede l'attenzione positiva dell'ANCI, di tutti i comuni siciliani, e dovrà certamente trovare un punto di raccordo con i protocolli di legalità che vengono stipulati presso le singole province nelle prefetture. Noi puntiamo al fatto che nelle prossime settimane si possono finalmente scrivere questi protocolli di legalità con tutte le amministrazioni, da quelle locali a quelle regionali, perché arriveranno risorse ingenti e importanti e queste risorse devono servire per lo sviluppo, per la crescita, per la buona occupazione e non per alimentare il malaffare. Il nostro auspicio è che le istituzioni raccolgano questa nostra sfida, perché la Sicilia ha bisogno di mandare messaggi sia al proprio interno e quindi per un'economia sana, ma soprattutto per dare un messaggio importante al resto del Paese, che la Sicilia finalmente vuole fare sia in fondo la propria parte.